Settembre. Le giornate si accorciano, gradualmente cala la temperatura e le mandrie tornano dall'alpeggio. Nella verde valle di Primiero, in Trentino, è tutto pronto per la gran festa del Desmontegar, evento che da 17 anni sancisce la chiusura della stagione estiva. Anche per questa edizione 2016, in programma da giovedì 22 a domenica 25 settembre, in programma numerosi eventi dedicati all'allevamento e all'agricoltura. La gran festa del Desmontegar ormai è diventata la nostra festa clou di fine stagione. Sì, è la celebrazione del rientro del bestiame, no? Dall'alpeggio in paese, ma è allo stesso tempo la fine della stagione estiva. Ormai è un evento che è diventato notissimo e molto frequentato. Bisogna dire che fin dalle prime edizioni è stato molto apprezzato. È realizzato con una cura estrema dei particolari, è veramente un evento di grande interesse per tutti, con mille possibilità per adulti, per bambini. Si svolge nell'arco di 3 giorni. Dal punto di vista turistico è una grande opportunità, perché ci fa chiudere la stagione estiva con il botto, dal momento che registra anche un buon numero di presenze per tutte e 3 le giornate della durata dell'evento. La manifestazione rappresenta l'occasione per migliaia di turisti di conoscere da vicino tradizioni e storia contadina di questo angolo di Trentino, famoso in tutto il mondo per la bellezza delle sue montagne e l'ospitalità dei suoi borghi, a partire dai più conosciuti, San Martino di Castrozza e Fiera di Primiero. È una festa che ci raggruppa e ci accomuna tutti in un bellissimo evento che mostra quello che è l'ambiente rurale della vallata a tutti i nostri ospiti, ma anche ai valligiani e anche a noi stessi. Proprio un momento di festa e di allegria. La kermesse prenderà il via giovedì 22 con la mostra Concorso Bovina. Venerdì invece protagonista è l'enogastronomia. E il sabato è tutto all'insegna della scoperta del territorio con i percorsi di Endi al Maso. C'è la visita al caseificio la mattina, poi il pomeriggio abbiamo gli agrituri in fiera, molto bello, tutte le casette, vari alimentazione, cereali, cose tutte coltivate nella nostra zona. E poi passiamo al sabato, che è la giornata dedicata al Dì al Maso. Normalmente si visitano posti, non chiaramente centro paese, ma sì, alta mezza quota, dipende. Quest'anno viene fatto nella zona dei Dismoni, sulla strada, diciamo, che dalla valle porta verso San Martino. Una zona bellissima, fa tutto il giro, si parte da Siror e poi si fa tutta l'alta quota in mezzo ai vari masi, dove si faranno varie degustazioni dei nostri piatti. Ecco, dopodiché rientreremo la sera in paese, dove poi ci sarà il nostro coro che canterà per intrattenere, e dopodiché si passerà la domenica con la sfilata finale. Assolutamente da assaggiare sono i formaggi del caseificio di Primiero e i salumi affumicati. Possiamo partire dal nostro prodotto forte, che è la carne fumata di Siror. È un presidio slow food, fa parte dell'Atlante dei prodotti tipici trentini, è fatta col manzo, usiamo manzi locali o trentini, cerchiamo di stare dentro al locale più possibile. E cos'è? È una bresaola leggermente affumicata, al quale aggiungiamo a fine concia una leggera affumicatura per dare un qualcosa di particolare. Evento clou della festa è la Desmontegada, in programma domenica 25 settembre, una sfilata in cui gli allevatori e le loro famiglie, vestiti in abiti tradizionali, accompagnati dagli animali addobbati, attraverseranno le vie dei centri storici dell'Alto Primiero. È un momento conviviale in cui vengono addobbati tutti gli animali con fiori e altri addobbi, e con tutte poi le cose che non servono più in montagna e rientrano a casa, dal paiuolo al mestolo, a tutte le cose che sono servite durante l'estate per il lavoro in montagna. È un momento per anche mettere in mostra quello che è il lavoro, come dicevi, dell'allevatore, di far conoscere anche quello che vuol dire lavorare con gli animali, perché è anche un evento in cui l'attrazione principale sono proprio loro, tutte le mucche addobbate che scendono, però non è come avere dei bambini e metterli in fila indiana. Anche gestirli e farli accompagnare, farli sfilare, è far vedere una gestione anche degli animali, oltre che una gestione del territorio, fatta con l'attenzione e la volontà di preservarlo anche per il futuro. Non solo utilizzo, ma anche conservazione del nostro paesaggio e del nostro territorio. E se la festa ha così tanto successo, molto lo si deve all'impegno delle comunità della valle.
È una festa organizzata grazie ai volontari che fanno un lavoro veramente enorme in questi 3 giorni perché si occupano di tutto, dalla logistica alla preparazione dei prodotti tipici, del cibo eccetera, e che coinvolge gli abitanti, i residenti, tutta la cittadinanza, quindi proprio un evento di comunità e per questo molto gradita e apprezzata dagli ospiti.